Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Beppe Grillo, populista e demagogo. Populista e demagogo, cari amici. Sì, qua ho il quotidiano torinese La Stampa odierno. Oggi, cari amici, è domenica oggi, cari amici, è domenica 3 febbraio 2013. Ecco qua, cari amici. Che dice Beppe Grillo? La beffa, demagogo, populista, lo faccio gridare alla piazza, così Rai 3 è contenta. Rai 3 è contenta. Sì, una delle cose più belle che si possa sentire in Italia da qualche giorno è l'urlo meraviglioso di Beppe Grillo quando dice 1, 2, 3, populista e la folla in coro dice populista, demagogo, demagogo, perché è da tanto tempo che esiste la nomea che Beppe Grillo sarebbe un populista, un demagogo. E si vede che Beppe Grillo si è stancato, no? E allora se lo dice da solo pubblicamente e in coro, e tutti in coro dicono populista, demagogo, e dice così, Rai 3 sarà contenta. Sarà contenta, può darsi che adesso non glielo dicono più che è un populista, va bene cari amici, ma io cari amici direi che populisti sono stati tutti i politici che hanno governato l'Italia sino ad oggi. Che cosa hanno fatto sino ad oggi i populisti se non promettere la luna nel pozzo agli italiani? Quindi il populismo, sono coloro che hanno fatto i populisti che dicono che Beppe Grillo sia un populista. Cosa hanno fatto? Non hanno forse in tempo elettorale fatte le promesse di ogni tipo? Per cui l'Italia è arrivata alla situazione in cui l'Italia si trova, ma andando al di là del contingente. È ben precisato che i populisti sono tutti gli altri partiti e hanno fatto i populisti dal dopoguerra ad oggi e continuano ad essere populisti. E diciamo che Beppe Grillo non fa le promesse tradizionali. Beppe Grillo fa delle promesse che mettono anche paura, perché Beppe Grillo parla di un nuovo mondo deindustrializzato. Deindustrializzato perché e solo i ciechi non vedono il deserto industriale italiano. Le grandi industrie, una dopo l'altra, stanno chiudendo e quelle che non hanno ancora chiuso, presto chiuderanno. C'è l'esempio di Taranto, dove si vive il dramma della industrializzazione arrivata alla sua fase terminale. Ovunque contaminazione. E grande scontro tra magistratura e operai. La magistratura che blocca tutto a Taranto, impedendo ai lavoratori di lavorare dentro la contaminazione, ma gli operai che non vogliono che tutto venga bloccato perché chiedono di lavorare nella contaminazione. E Taranto altro non è che un campione adeguatamente rappresentativo di quello che sta verificandosi non solo in Italia, ma in tutto l'Occidente e che si sta già verificando anche in Oriente. Allora, che cosa propone? Propone un capovolgimento delle modalità della crescita. Non più la crescita tradizionale, non si può più tenere in piedi questo tipo di crescita. E Beppe Grillo parla della green economy, i giovani hanno già capito che il mondo nel quale sono cresciuti i loro padri è terminato, che non c'è più un futuro per questo mondo e sono pronti i giovani ad accettare la green economy. La green economy si basa sulle piccole e medie imprese, si basa sul ritorno all'agricoltura, sull'artigianato, sul turismo, su una attività
diciamo così, soffice, un approccio soffice al pianeta. Beh, ci saranno anche meno agi, ma se questi agi, cosiddetti agi, ci portano a vivere in una fogna a cielo aperto, si può anche accettare la prospettiva di farne a meno, ma i giovani hanno già cominciato a farne a meno, hanno già capito che non c'è futuro. Per cui, cari amici, non c'è nulla di populistico, non c'è nulla di populistico in Beppe Grillo, anzi Beppe Grillo è il contrario del populista, prospetta un nuovo mondo, a new world, è un nuovo mondo quello che prospetta Beppe Grillo, è un mondo del tutto diverso, per questo che ha tanto successo tra i giovani. Per cui, comunque, cari amici, per essere felici ci vuole tanto poco a questo mondo. Basta ascoltare basta assistere ad un comizio di Beppe Grillo e sentirlo chiedere al pubblico di recitare in coro. 1, 2, 3, populista, demagogo. Ok, cari amici, ho compiuto la mia opera informativa e quotidiana, vi ringrazio se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.